non mi va più, chiedo la doggy bag. Se non mi va più, chiedo la doggy bag. Quindi, se non ti va più, le doggy bag per ridurre lo spreco alimentare nei ristoranti arriva così dagli studenti del liceo Colonna di Arezzo, un progetto di sensibilizzazione. Vogliamo portare un tema attuale e allo stesso tempo far sì che ogni fascia d'età potesse prenderne atto, e quindi abbiamo proposto appunto lo spreco alimentare perché è un tema molto presente nelle nostre vite quotidiane di tutti i giorni, sia in un fronte economico che in un fronte ambientale. Lo spreco è molto, è tanto, e quindi abbiamo cercato di sensibilizzarlo al massimo. Le doggy bag sono vaschette dove riporre gli avanzi, una prassi particolarmente diffusa all'estero per evitare di buttare alimenti ancora commestibili ma poco conosciuta in Italia. Soprattutto tra noi adolescenti è molto poco conosciuta. Gli studenti, dopo una prima fase di studio per capire l'entità del fenomeno dello spreco alimentare, hanno strutturato un'azione concreta per affrontare la problematica, coinvolgendo anche ristoranti e aretini. Si chiede se appunto si conosce la doggy bag e se la quantità di cibo che viene sprecato comunque nelle famiglie, infatti rivolta a tutte le famiglie, ad ogni fascia di età. Una promozione che passa anche attraverso il profilo Instagram Doggy Bag You. Gli studenti sono stati infatti formati da un'azienda specializzata e strategie di business digitale anche per l'utilizzo professionale di questo social network. Su Instagram abbiamo messo alcuni post appunto relativi allo spreco alimentare, qual è il concetto e soprattutto il concetto di doggy bag e rivolgersi appunto sia adulti sia adolescenti e anche bambini. No, fermo! Hai letto la scadenza? Preferibilmente non entro il. Ciò vuol dire che non ti fanno male, mi fanno mangiare. L'esperienza è stata già proposta a 10 ristoranti e aretini. Abbiamo deciso di far distribuire dei cavalieri, che così possiamo dire, al di sopra dei tavoli dei vari ristoranti, e speriamo che si possa diffondere questo bel messaggio che vogliamo mandare a tutta la popolazione. Qual è il messaggio? Non dobbiamo sprecare, e solamente il futuro avanza.